Bella a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale, sono PerplayGame94 e niente, ritorniamo su... iniziamo la serie vera e propria di Resident Evil 6. Allora, abbiamo... mi sono messo le cuffie stavolta per evitare che mi si sentiva male le prime puntate, mi sono dimenticato di togliere... di abbassare l'audio, ho fatto un casino. Quindi adesso mi sono messo le cuffie in modo che non si senti il riverbero. Iniziamo subito e andiamo a giocare la partita con Leon. Andiamo a giocare la partita con Leon. Incominciamo con una difficoltà agente. Non vado a usare oltre, più che altro perché non avendo armi finite, non avendo proprio niente, può essere ad inizio. Evitiamo casini vari. Ok, schermo singolo, perfetto. Leon o Elena? Leon, siamo proprio bene bene. Togliamo online. Amico, no, munizioni finite non ce l'abbiamo tanto. Inizia una nuova partita. E ragazzi, iniziamo a giocare a Resident Evil 6 con Leon. Se avete notato, nella schermata iniziale c'erano tutti i diversi personaggi, che poi vedrò un attimo se farà anche la storia di quei personaggi. Ora iniziamo a giocare, vediamo un po' di cosa ci capita, perché incomincia a vibrare il joystick. Che bello, manco è iniziato già incomincia a vibrare il joystick. È messo lì, eh? Ecco, chiamo. Io mi ricordo abbastanza, però non tanto. Ecco, cominciamo bene. Minaccia collaborare con il colpa e l'incidente. Che bello. Dobbiamo fare il mio desiderio di totale. Ho messo sotto potrebbe più problemi di assumiamoci le nostre. Se vogliamo tengo molto la nostra amicizia. Resti dove si trova. Che bello. Signor Presidente! Ah, giusto, sì, questo qua è il presidente degli Stati Uniti, sì. Ok, ci siamo. Vai. Che bello. Stringa a farlo. Dai, spara e non so c'è il cazzo lì. Dai. Dai, spara. Quanto ci vuole? Boom! Adam era il presidente, credo. Quindi... l'ha chiamato a sparare. Gli ha sparato, giustamente. Che bello. Fantastico, ho ucciso il presidente degli Stati Uniti d'America. Fantastico. Io amo questo gioco. Stata io. Di che stai parlando? Ecco. Ti ho fatto casino. Si mette a piangere. Cattedrale di Tolux. Spiegherò tutto lì, agente Kennedy. Così, a caso. Come sai il mio nome? Un luogo a caso. Sì. Velocità. Manco io quando mi scuole quando mi squilla il cellulare faccio così veloce. Segreti da mamma. Non sai quanto sei felice di sapere che state tutti bene. Odio le presentazioni affrettate, ma mi serve un rapporto sulla situazione. Una merda. Io ho sparato al presidente. Ma era già stato infettato quando l'abbiamo trovato. Leon ha fatto ciò che doveva. Che bello! Mi ha salvato la vita. Io ho sparato al presidente. Fantastico! Va bene, presenterò il rapporto. Voi due preoccupatevi di andarvene subito da lì. Il virus si è già diffuso a 3 miglia dal perimetro del campus e non accenna a aumentare. Dovete sbrigarvi. Dobbiamo andare alla cattedrale di Tolux. L'agente Kennedy ha una pista che può portarci al responsabile. L'agente Kennedy ha la pista, Mi fa gli occhiali dolci. Sì, penso di avere qualcosa. Ricevuto. Vi traccerò l'accesso più sicuro. Tenete accesa la radio. Ok, siamo fortissimi. Ho una pista. C'è una pista. L'avrai se vieni con me. C'ha le piste, già. Ha le piste, non si crede. C'ha le piste. Dai, siamo fortissimi.
Che bello. Caricamenti che durano all'infinito. Ancora. Voglio giocare. Guarda che bello. Adam. Adam. Mi dispiace. Adam Cammon, era lui. Che ha di speciale quella chiesa? Che ha di speciale? Hai dei cazzino. Peccati da confessare. Esatto, fa pure le battute lì, se non te lo scritto. Dico nella cattedrale, potresti non credermi. Ecco. Ok, se andiamo già così lenti, la vedo. Quando pure, arriveremo io. Alla cattedrale mi dirai tutto, d'accordo? Sì. Ok. Faccio una pisa adesso. Okay. Di qua. Di qua sono tutti morti, perfetto. Che bello. Anche qui. Le cose ora si mettono male. Che cazzo? Vaffanculo. ma andiamocene via subito. Scappa, vai via, Leon, vai, porco miseria, Leon. Vai via. Evita di laggare, eh. Si comincia pure a laggare se siamo messi bene. Dai, impegnati, Leon. Cazzo. Non fatti due piedi per correre, porca puttana. Dion, possiamo andare così avanti tutto il gioco, eh? Dai. Oh, è lui. Se ne vedi uno, mira sempre alla testa. Esatto. Capito. Risciottiamo, esagerato. Che bello. Qui si sarebbe svolto il ricevimento. Adesso sarebbero tutti qui a cena, se... Sì. Qualche sopravvissuto. Sì, sì. Lo vedi? Guardalo. Lo è laggiù. Spero. Vedi quella cosa in forme? No. Non c'è nessun sopravvissuto, deficiente, secondo te. Sono tutti morti. L'unici due sopravvissuti siamo noi, come sempre, no? Leon sopravvive a qualsiasi cosa. È incredibile che stia succedendo, ecco. Di nuovo. Detto da come era consigli. Come era consigli, esattamente. L'incidente di Raccoonsi. Sei uno dei sopravvissuti. Non è uno dei sopravvissuti, già. Lui è il sopravvissuto, che è diverso. Andremo alla cattedrale come dici. Ma se tutto questo è davvero opera tua, dirai addio alla libertà. Ecco. Lo so. Bello. Panino ce lo facciamo. Cos'è? Chi è sto uomo? C'è solo un modo per scoprirlo. Oh! Andiamo. Sì! Finalmente si corre! Che bello! Ce l'hai fatta, Leon, dopo 30 anni. Dove cazzo devo andare? Di qua, no? Ma io non so. Lagga un po' l'audio. Lagga un po' l'audio, ragazzi. Credo che dovrò abbassare la risoluzione. Sul retro. Ho capito scorretto invece che sul retro. Se avessi bene. Che cos'è? Minchia. Ah, è uno che tossisce. Ok, Roger. È Roger. Tutti lo conosciamo, Roger. Che bel gioco. No, ma cominciamo benissimo, amico. Fermi! Non sparate! Eccoli! Sparali! Ecco, questo già sta per morire, male. Va tutto bene? Secondo te sta per... La nebbia. Sta vomitando l'anima. Cosa? La nebbia è sbucata dal nulla. Litz! Litz! Lasciatemi! È troppo pericoloso! Mia figlia è rimasta sola! Se non facciamo qualcosa! Ok, è incredibile. Calma. Ma se non ti calmi non riuscirai a salvarla. Tanto siamo riusciti un coglione di volta che... Dovevo fare... Invece di andarcene via. Mogliamolo qua, tanto sto rincoglionito. Litz, è tua figlia? No!
Cioè, Leon o non comprende. Allora lo troveremo. Secondo te, chi è? È sua nonna? Dove sei? Andiamo, vai. Leon, per favore. Dove cazzo vai? Allora, corri, bravo, alleluia. Adesso gli sparo sto qua, ti giuro, in testa piena. Cerco le palle. Hanno paura. Bello. I topi hanno paura. Chi ha spento la luce? Chi ha spento la luce? Cosa vuol dire? Allerta, vai, che bello. Si va a mettere in pausa, perfetto. Ragazzi, non so quanto ho registrato per adesso. Lo so che adesso è giusto è iniziale, però credo che tra video e cose varie su una decina di minuti passati anche ci dovremmo essere. Quindi io direi che per oggi l'appuntamento finisce qua. E niente ragazzi, quindi a questo punto come sempre mettete un pollicione in su per far continuare questa grandissima serie. E iscrivetevi al canale, mi raccomando. E niente ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata di Resident Evil 6.